Ehi, hey, ben ritrovati Andrea Linkromantur in questo nuovo video. Oggi siamo sul video reazione alla prima parte del film di Inazuma Eleven, Il legame definitivo, Grifo. Ovviamente trovate il video sul canale di Nosaka99 e ovviamente in descrizione ci sono tutti quanti i link utili e i nomi delle persone che hanno partecipato al progetto, quindi ve li lascio lì. Noi intanto cominciamo con la prima parte. 10 anni fa, l'Inazuma Japan diventa campione del mondo. La crescente popolarità del gioco del calcio e la forza di quest'ultimo divenne indicatore della propria condizione sociale. Quando nasce il quinto settore. Le E poi scuole, ci i hanno cui studenti messo non avevano alcuna abilità 5-6 calcistica, anni. vennero chiuse. E quel calcio che una volta rendeva gioiose e felici le persone, divenne una grande ombra che si estendeva sulla società. Per Anche bella la voce contrastare quest'ombra, narrante, venne istituito il quinto settore, un'associazione che regola e controlla il mondo del calcio. Quinto settore! Quinto settore! Mamma Quinto mia, la CG settore! Quinto bruttissima fatta. settore! Proprio Quinto settore! Il calcio deve modelli essere amato allo proprio stesso modo da tutti. E anche il valore poligonali. della vittoria deve essere distribuito equamente. E quanta Lo stemma del quinto tecnologia! settore ha un obiettivo: sostenere la parità del calcio giovanile. Vabbè, il Questa è calcio la quinta è. legge. Il calcio adesso è sulla vetta del mondo. Esatto, appunto. Però, ovviamente, lui sappiamo chi è Axel Blades, ovviamente. E beh, lui voleva regolamentare il calcio, ma in realtà no. È già così tardi. Buongiorno, zia Silvia. Buongiorno. Io vado. A dopo, Spotter. Fai buon viaggio, Arian. Abbi cura di te. Sì. Buongiorno, Ma il signore. cane! Ma avete No. trappiato anche il cane? No, dai. Mi chiamo Arian Sherway. Aspetta. Ah, questo è un altro. Sì, personaggi che trovate anche in Inazuma Eleven. E questo qui sotto con gli occhiali, Sagi, mi pare che si chiama. Ed è praticamente in tutti i giochi di Inazuma Eleven, anche il primo. Mi chiamo Arion Sherwin. Sono iscritto al Se club di non calcio faccio della Eleven e frequento il dell'errabondo. primo anno. Devi trovare i Sono suoi felice di essere riuscito ad entrare occhiali nel e club di c'è un calcio. metro Stanno particolare. accadendo brutti eventi nel calcio giovanile. Io distruggerò la vostra squadra. Ti prego, capitano, per il calcio, non devi arrenderti. Credono di Vabbè, qui c'è proteggere il un po' calcio, di mentre non recap stanno su quello facendo che è nient'altro che ferire successo le nella persone che lo amano. serie normale. Beh, il film è uscito quando c'era ancora in corso l'anime, quindi. Allora, l'opening, io non posso farvela sentire, ma è bellissima. Questo film esce prima che finisca l'anime, la prima serie di Go. Infatti, qui evocano Grifo, ma lo evocano anche nell'anime. Ci sono molte imprecisioni. Infatti l'anime, questo qui, non è da considerarsi canonico. Come non lo sarebbe neanche il primo anime, il primo film di Inazuma Eleven. Perché appunto è come se fosse un universo alternativo e quindi si può rendere canonico. Ma non sono canonici, nessuno dei due. O meglio, Level 5 ha detto questo film è canonico. Ma si contraddice da solo. Oh, e quindi ora si inizia sul serio, più o meno. Io l'ho Eppure. visto in giapponese. Non ci ho capito nulla. Ma perché lo fa? Allenatore Non di c'erano calcio. neanche le sub. Lo guardai appena uscito. Niente, lo trovai su un sito di streaming appena uscito senza sub. Che devo fare? Ah, ok. Hakuryu Bailong! Che significa appunto drago bianco tradotto dal cinese, ma anche Hakuryu significa drago bianco. Insomma, ah, ok. Piange spirito guerriero, piange. Bene. Però il suo è bello, eh.
L'allenamento mattutino è già iniziato. Eh sì, hai letto bene. E questo? Direttore, che cosa significa tutto questo? È proprio come ho detto. Buongiorno. Arion. Sei in ritardo. Chiedo scusa, Samgook. Che succede? Voi e il vostro allenatore Sharp partirete oggi, in questo momento. Si tratta di una spedizione verso un campo di allenamento. Spedizione? Aspetti un attimo, ma direttore, siamo nel bel mezzo del cammino imperiale. Perché mai dovremmo fare una cosa del genere? Quest'ordine proviene direttamente dal quinto settore. Infatti, nel bel mezzo del cammino imperiale. Cosa succede a sfidarli? Quindi è questa la Winter, sì. Ma perché proprio? Bella. Non mi fido. Adattissima. Che ne dici, Wally? Che cosa staranno architettando? È una pazzia. Siamo giunti al capolinea. Cavolo, Ade e... C'è qualcosa che non quadra o sbaglio? Come si chiama l'altro? Sì, ha un audio pulitissimo. Quindi, dove dovremmo dirigerci? Andateci e lo scoprirete. Mi piace, anche la voce era bella. Che risposta è questa? Campo di allenamento. C'è forse qualcosa che non va, Victor? Sai qualcosa su questa storia? No. Che brutta sensazione. Jude! Allenatore Sharp, non siamo tenuti ad andarci per forza. Ma davvero? Proprio... Non volete sapere dove è finito il vostro amato allenatore? Che cosa? L'allenatore Ivans! In effetti, sì, nel gioco, quando andiamo al giardino imperiale, sì, scopriamo perché Mark è lì. Non ci credo, ci sta mentendo! Sto lasciando il mio posto di allenatore della Reina. Vorrei che tu mi sostituissi. Ma cosa stai dicendo, Mark? In questo momento sei l'unico a cui possa affidare la Raymond. In teoria il film è canonico. Perché appunto veniamo a sapere di queste cose. Non può essere! Non è possibile! Però è molto strano, Mi dispiace, ma sono costretto a rifiutare questo. Allenatore Sharp, penso che dovremmo andarci. Forse l'allenatore Ivans ha scoperto qualcosa riguardo il loro piano e sta cercando di agire da lì. Se fosse così, non voglio restare fermo a guardare. In realtà sarebbe una trappola. E va bene. E gli si ritorce contro alla fine. E allora i poveri scemi. Siete davvero sicuri che andrà tutto bene? È chiaramente una trappola. Bravo. Bravo a te. Voi tre è meglio che rimanete qui. Ma non vi sembra strano? Non avremmo mai potuto non senza faccia. Il nome dell'allenatore Ivans. Jade. Sarà davvero lì l'allenatore? Molto interessante. Ci stiamo dirigendo direttamente nella tana del lupo. Chi ha seguito la live sa perché. Ho detto Jade. Ti sei addormentato? Ma anche Arion. Ma... si vedeva offuscata, cavolo. Chissà cosa sarà mai. Sì, anche nel gioco succede esattamente. Beh, ovvio, hanno ripreso dal gioco. Dal nulla. Covid e Covid. Oh, guarda un po' i fiori, che bello. Ma come fai a vederla? Non te ne accorgi, è talmente leggera, coccinella. Dove siamo? Ti sei svegliato, Arion? Capitano, si può sapere dove ci troviamo? Non lo so. Arion, stai bene? JP, quando Riccardo siamo era ancora un capitano. Ad un certo punto. Ed è stato anche un sonno profondo, direi. È questo il campo? Ma io non vedo nulla. Ci siamo tutti, o manca qualcuno? Sky e le altre. Cosa? L'allenatore Sharp, Jade, Rosie, Sky. Manca anche la professoressa Celia. È probabile che l'allenatore Sharp e gli altri siano stati catturati. È questo. Ora ci troviamo al giardino imperiale. Bello. Questa è chiamata la Torre Divina e dentro è un vero e proprio inferno. Conosci questo posto, Victor? In realtà non sappiamo. Esatto. Si tratta di un'isola deserta nella quale vengono addestrati gli imperiali. Un'isola deserta? Victor, dici tutto quello che sai su questo posto. Sono stato qui solo per un breve periodo. Ho lasciato l'isola subito dopo l'ordine del grande imperatore Zabel, perciò non conosco tutti i dettagli. Ma posso dire una cosa. Quegli allenamenti a cui si sottoponevano non erano affatto normali. Chiunque diventi un imperiale ha paura a tornare su quest'isola.
proprio perché la stessa isola non è normale. Quindi non solo l'allenatore Sharp e gli altri sono intrappolati in un'isola così pericolosa, ma siamo anche isolati dal resto del mondo. Ah, impossibile! Che bello, questo è un tipo di allenamento. Ti sparano. E tu devi scappare. Ai nazisti, va. E voi, chi diavolo dovreste essere? Oh, ti sembra il modo di rivolgersi al vostro istruttore? Statemi a sentire! Questo guarda Jojo, ovviamente. Benvenuti sull'isola del Giardino Imperiale, il campo d'addestramento definitivo. Io sono Pincus e sono il capo di questo centro di formazione. Dovete tenere chiusi l'allenatore Sharp, la signorina Ilsa e tutti gli altri. Tutto ciò che vogliamo sono solo giocatori. Cosa? In questo campo d'addestramento sarete addestrati per diventare degli imperiali. Ho seguito le vostre partite durante il cammino imperiale. Dal nulla. Non ve la cavate male. Ma sfortunatamente continuate a voltare le spalle alla quinta legge del calcio giovanile. Cioè, che poi non hanno portato né Ade né Michael, ma hanno portato Shun e Yu, mi pare che... com'è che si chiamano quei due? Perché? Ma Michael è più forte di quei due. Cioè, Michael fa per quei due. E Ade anche è forte. Non capisco perché li abbiano lasciati fuori. Forse i doppiatori... può anche essere per un motivo per dei doppiatori, eh. Potrebbe anche essere per quello. Ci sono tantissime ragioni per cui inseriscono dei personaggi e alcuni no, eh. Perciò è stato deciso che verrete rieducati sotto la supervisione del quinto settore. E tu chi saresti per farci diventare le tue pedine? Lo rompo, non rompo. Accetterò provocazioni. Quanta forza. Ha visto Jojo, ovvio. Cavolo, quanto si vede che ha un film. Ma quello è... quello è? Come fai a sapere chi è? Che non l'hai mai visto. Loro sono la luce sfavillante, portatori della luce definitiva. Voglio che voi sfidiate questa squadra. E così voi sareste la Raymond Eleven? Che piacere. Io sono il capitano, Vailong. È lui. Victor, non penso tu voglia tornare indietro dopo essertela data a gambe. Ho solo eseguito un ordine, niente di più. Beh. Victor, come lo conosci? Erano nemici. Beh, non ha più importanza, ora sono sul livello di... erano rivali più che nemici. E te lo dimostrerò. Che facciamo? Non c'è altra scelta, dobbiamo affrontarli tutti insieme. Non vi permetteremo assolutamente di fare quello che volete fare. Bene, allora che la partita cominci. Bene. Io stanno in panchina, ovviamente. Cominciamo. Pareva che veniva Michael. Piccolo Shu. Arion! Dove credi che andare? Avevano sonno. Tiro di vento! So io case step. Victor! Oh, eccola! Rovesciata! Geniale! Vai così! Ma come ha fatto? Già. Oh! Ma che cosa fa? Sì, cazzarola! Oh! Uragano bianco! Vabbè ragazzi, mi piace troppo Bailong. Il tiro di Victor è un altro tiro.
Buonanotte. Vabbè ragazzi, Bailong è Bailong. Pezzo devastante. Quando entra in azione. È troppo potente. Dannazione. Hanno segnato. Dai, dai. Se questo attacco finisse come prima. Lucian! Aia. Maledizione! Ma ovviamente Victor riesce a seguirlo, perché vabbè, Victor sta doveva sul suo modo di giocare. Diventare un imperiale. Ora vi mostrerò il divario che c'è tra noi! Eh sì, rimbalza. Cioè, per avere quel rimbalzo la palla dovrebbe essere stata colpita ad una potenza inimmaginabile e avrebbe ucciso una persona nel caso quella palla avesse ricevuto quella potenza. Sono troppo forti per noi. È questa la potenza di un imperiale? Sono semplicemente assurdi. Non c'è paragone con gli imperiali che abbiamo già affrontato. No, giusto per farvi sapere come funziona. Quindi, che si fa? Però è un anime, quindi le leggi della fisica non esistono. Li contrasteremo comunque. Sì, però è più facile a dirlo che a farlo. La loro velocità è troppo elevata per noi. Non riusciremo nemmeno a usare le nostre tecniche, capisci? Oh, questa è davvero bella. Quindi se usaste le vostre tecniche, sareste in grado di batterci? Con il calcio che giocate è impossibile. Non posso lasciarmi rubare la palla. Avanti, fermatevi! Non sottovalutarci! Rete da caccia! Grande! Nebbia! Nebbia! Aiutiamoli, presto! Sto nervosendo! È l'unico a giocare così, nella sua squadra! Vuole farci credere di essere in grado di poterci sconfiggere da solo! Questa è una vera tecnica! Ah, certo! Uragano bianco! Barriera Monol... Oh? No, vabbè, però... Il film sì, l'ho già visto, ma quello che mi ricordo, sapete cos'è? Arion che salva la capra. Tutto ciò che mi ricordo di questo film. Victor! Quindi è questo, il loro calcio. Ma questo non è... No, non è... Arion! Non è calcio, no. Spero che abbiate imparato la lezione. Portateli al giardino imperiale. Sì! Non c'è Martin? Maledizione! Cos'è? Ovviamente è scomparso perché è il guardiano della foresta, visto che tutto stava andando bene. È un vero peccato. Sono riusciti a scappare. No, va bene così. Se vogliamo veramente il potere definitivo, dobbiamo farlo manifestare alla squadra avversaria. Una squadra imbattibile. La Zero. Il nostro sogno si realizzerà. Se riusciremo in questa impresa, l'imperatore Alex Zabel riconoscerà i nostri metodi. Più che altro, siamo sicuri che questo ragazzo di nome Arion Sherwind abbia il potere che cerchiamo?
Dove siamo? Sembra che qualcuno ci abbia salvato. Victor. Ma dove siamo? Ma cosa significa? Poco fa eravamo in campo contro la luce sfavillante, ci stavano annientando. Ma certo, in quel momento... c'era l'allenatore Evans. Cosa? Non è possibile. L'allenatore? Mi avete chiamato? Yeee, eccolo! Yo, finalmente vi siete svegliati. Allenatore Evans! Ve li presento. Nathan. Salve. Sean. Da quanto tempo? Jack. Ciao. E Caleb. Piacere. Questi ragazzi mi hanno aiutato ad investigare sull'isola. È incredibile. Abbiamo appena incontrato i membri dell'Inazuma Japan. In effetti è vero. Siamo noi. In ogni caso, sarebbe meglio conoscerci in un posto migliore, non trovate? Avanti, questo posto non è così male. La nuova Raymond è davvero fantastica! Nathan e gli altri sono dei professionisti, vero? Voglio un loro autografo! Ehi, non disturbarli! Ehi, ehi! Io sono Jean-Pierre Lapin! E sono un difensore! Anche io sono del primo anno, sono Arion Sherwin. Allora, posso presentarmi anche io? Eccolo, eccolo! Sono un attaccante! Dark! Se penso a quel nome... mi viene in mente solo una persona cattiva! Sì, il re Dark che voi conoscete bene è mio zio. So questa bene non è cattivo. Che la mia sofferenza abbia causato a voi e al calcio di tutto il mondo. Ma mio zio, nonostante tutto, amava molto il calcio. È anche per questo che anche io mi sono avvicinato a questo sport. Il destino sa essere crudele. È grazie a quello che è successo che mi sono innamorato del calcio. Quindi sono sicuro che anche mio zio ne sarebbe felice. Ha ragione. Fai del tuo meglio, Lucien. Certo, è un piacere conoscervi. Allenatore Evans, ci può spiegare per favore perché siete su questa isola? Ha ragione. Cosa intendeva con investigare? Scusatemi tanto. Mi dispiace essermene andato senza dare alcun preavviso. In verità sono venuto a conoscenza di questa storia solo dopo la partita contro l'Alpine. Mark, lascia che sia io a spiegare. Tempo fa ho scoperto che su quest'isola c'è una struttura dove i ragazzi Sean vengono imprigionati e allenati duramente. Un investigatore. Ho informato Mark di questo fatto subito dopo la partita. Qui fa l'investigatore. Su Orion fa l'investigatore. Sappiamo che gli imperiali vengono allenati in più strutture di allenamento tenute dal quinto settore. Tra questi ragazzi, solo quelli con le più alte abilità calcistiche vengono in seguito allenati e reclutati. Il problema consiste nel loro modo di fare. Infatti è probabile che questi ragazzi vengano portati qui ed allenati contro il loro volere. Ovviamente, libereremo tutti i ragazzi che si stanno allenando in questo posto, smascherando il quinto settore! Ma se possono diventare più forti, ben venga. Gli altri stanno bene. Puoi anche preoccuparti per loro. Sono ma massacrati, noi siamo però rinchiusi qui dentro. Siamo bloccati e non sappiamo cosa stia succedendo adesso. Con tutta probabilità siamo in una struttura del quinto settore. Dobbiamo trovare un modo di qui e ricavare più informazioni. Ovvio. Allenatore Sharp. Ragazze. Spero stiate bene. Stanno così vicino. Che stanno bene. Eppure vedrai. Allenatore Evans. Sono sicuro che il quinto settore ci sfiderà un'altra volta. E quella sarà l'opportunità per metterli in salvo. Quindi dovremmo affrontarli nuovamente, eh? Beh. Ma noi possiamo davvero vincere così dice. Quei tizi fortissimi. Beh, sì, tranquillo. Arion, se pensi di non avere chance, non potrai mai vincere. Grazie. So che puoi farcela. Pronti? Via! Non perderò
Finito. Capitano, questo suono è il quinto settore. Attenzione, Mark Ivan, se voi mozzate. Chi altro vorrà essere? Ma dai! Tra tre giorni ci sarà un match speciale. Voi della Raymond contro la nostra squadra ufficiale, quella del quinto settore. Il match si terrà al centro esatto di quest'isola, allo stadio del Giardino Imperiale. L'allenatore Evans aveva ragione. Non dimenticatevi che abbiamo degli ostaggi. In altre parole, un invito che non potete rifiutare. Arrivederci. Che codardi! Ascoltate, ragazzi! Se vogliono davvero sfidarci in una partita, li affronteremo a testa alta! Li sconfiggeremo. Allenatore, possiamo davvero batterli? L'hai forse dimenticato? Fino ad ora abbiamo affrontato e superato qualsiasi ostacolo. E questa volta non sarà come le altre. Combattete per la vittoria. È tutto. Da oggi in poi ci alleneremo su quest'isola. Forza! Sì! Wow, guardate! Questa foresta è il luogo ideale per allenarsi. Già, così sembra. È strano. Cioè, viene spiegato malissimo la storia. E questo cos'è? Ehi, guardate qui! Che posizione è? Bravo, JP. È per caso una statua Giso. Victor, l'hai mai vista? Questa statua si dice che sia il dio che protegge l'isola. Un dio, hai detto? Probabilmente sull'isola si tenevano delle sfide simili al calcio, nelle quali si calciava una palla. Quindi questa sfera è una specie di pallone da calcio, no? Forse è proprio il dio del calcio. Victor! Chi siete? Ah! Non siete così incapaci, allora. Ma cosa ti salta in mente? Che sta succedendo qui? Capitano! A dirla tutta, vi sto osservando da quando siete giunti qui sull'isola. Che hai detto? Li hanno fatto letteralmente a pezzi. L'avete perso. È imperdonabile. Dite di essere dei calciatori, ma siete solo dei perdenti. Ma come ti permetti? Mi dispiace, è vero, ma questa è la foresta dell'ombra ancestrale. Gli intrusi non possono entrare. Aspettate! Se questa è la vostra foresta, ho un favore da chiedervi. Vorremmo poter allenarci qui. Dovrei allenarvi. Sì, dobbiamo allenarci per battere questa squadra fortissima e per salvare l'allenatore e le ragazze. Con quel gioco così debole. E va bene. Se riuscirete a batterci in una partita, vi darò il permesso di usare il campo. Capitano. Accettiamo la sfida. Giochiamo. Ah. Iniziamo. Ok. Ah, passaggio all'indietro come piace a me. Cosa? Pensavo che avrebbe passato. Ah, hanno rallentato. Mettetegli pressione, forza! Sì! Benissimo! JP! Bravo, JP. Forza! Che sorpresa, niente male. Sì. Ma cos'è? Arion! Capitano! Mamma. Lascia di no. Okay. Non capisco. Oh, l'hanno fatto di nuovo. Ah, bella questa. Inno di Atena! Molto bella sta tecnica. Victor! Tiro soprannaturale! Ponte sul nulla! Nulla di speciale. Ma cosa?
Quello sta lì a grattarsi la pancia, ma dai, guarda questa, la cavallina salda. Prevedono le loro mosse. Già. Finalmente hanno capito cosa sta succedendo. Useranno il mantra. Dannazione! Com'è possibile? Li hanno superati! Si stanno chiaramente prendendo gioco di noi! Beh, non proprio. Puntiamo a rubarvi le forze, prevedendo tutte le vostre mosse. Siamo una squadra che possiede energia negativa! Su, difendiamo! Finiamola qua! Sì, concordo con te. La fermerò. Eccola, eccola. Attenta. Giro di vento. Questa tecnica esiste. Esiste Temma con la capra in braccio. Però non è mai stata rilasciata in Italia. Esiste, con i codici si può mettere sul 2. Ehi, su Chrono Stones. Dimmi, sta bene quel cucciolo? Sì, non si è fatta niente. Oh, è una capra vera. Ma che gli prende? Scusa se ti abbiamo spaventato. Forse. Ma è lei che è venuta a mettersi in mezzo al campo. Che peccato. Mi raccomando, stai attenta. Ecco. Grazie, Possiamo continuare? No, la partita è finita. Ma te scatta. Sta tranquillo, lascia che me ne occupi io. Ok, se lo dici tu. Cosa? Se ne stanno andando? Che tipi strani. Questo posto, che cosa succede? Ascoltatemi. Ho appena deciso che avete il mio permesso per allenarvi su questa foresta. Cosa? Così all'improvviso? Se volete diventare più forti su quest'isola, sarò io ad aiutarvi. Ma è completamente diverso da quello che dicevi prima. Beh, ecco. Ah, giusto! Siete dei tipi interessanti. Soprattutto tu. Ma chi, io? Già, sei interessante. Il mio nome è Tescat. Piacere molto di conoscerti. Aggiungerei. Io sono Arion Sherwind. Piacere. Marco ovviamente ragiona in un'altra maniera. Perché è più grande. Pensa già al dopo. A ogni modo, a quanto pare finisce qui questa prima parte. È stata molto più curata rispetto al film La partita interdimensionale. Ci sono molti più effetti sonori. L'audio è migliorato notevolmente. E insomma, il doppiaggio anche è buono. I doppiatori sono abbastanza capaci. Certo, non si può pretendere assolutamente la qualità audio di uno studio, perché stanno a casa loro, non è che possono fare più di tanto. C'è qualche piccola sbavatura sull'adattamento, ma vabbè, dopo lì a discrezione di chi scrive il copione, vabbè, alla fine non è proprio importante. Ma comunque il lavoro è un lavorone, è ben fatto. E non faccio parte del mondo del doppiaggio, ma so che ci vuole un bel po' di tempo anche, e poi anche solo per coordinare tutte quante le persone che doppiano non è facile. Ad ogni modo, questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di passare dal canale di Nosaka99 in modo da rimanere aggiornati su quando uscirà la prossima parte. In descrizione del mio canale trovate il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.